Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi questa Class Tucano 320 di Seed Modding. Ultimamente qua sta dando veramente man forte al modding sulle meti trebbie. E se lo dava un po' prima, secondo me era meglio, visto che ormai il 15 sta andando agli sgoccioli. Comunque, come vi ho detto sulla presentazione scorsa della Deus, voglio essere presente sempre fino all'ultimo, quindi mi subirete fino proprio agli ultimi sgoccioli del 15. Bene, prima di iniziare la presentazione volevo fare un piccolo appunto, una precisazione che spero voi non mi abbiate frainteso sul video che ho fatto di Cattle & Crops. Io su Farming Simulator ci sarò sempre incondizionatamente e in ogni caso, quindi io ho solo, diciamo, vi ho portato alla luce quel progetto lì, ci ho fatto le mie considerazioni, abbiamo visto cosa, come, quando, però quel video lì non voleva significare che non faccio più farming. Sia ben chiaro che io e farming ormai siamo una cosa sola, quindi voi state pur tranquilli che ci sarò sempre, farming sarà sempre fatto come ho sempre fatto, con presentazioni, mappe, mod, script, film video e tutto quello che ci va dietro. Quindi non vi preoccupate, non, credo di essere stato abbastanza chiaro sul video precedente, ma volevo fare una precisazione, un appunto per chi avesse magari capito male. Quindi, prima di iniziare la presentazione, modi di l'ultima cosa, che appunto è uscito il trailer nuovo di Farming Simulator 15, ho visto che è uscito qualche fact sheet nuovo, qualche mini video, un development blog nuovo. Adesso vedremo i giorni qui prossimi se uscirà qualcosa di nuovo, altrimenti raccoglierò tutte le informazioni che ce ne sono di parecchio interessanti. E appunto, diciamo, farò un nuovo video aggiornamento. Tanto ormai mancano una quindicina di giorni all'uscita e siamo agli sgoccioli, quindi sono qui veramente che sto non sto più nella pelle per provare. Ok, perfetto, andiamo alla presentazione. Qui abbiamo questa Lexion 320, che in realtà ce ne sono due. Ce ne sono due perché praticamente il nostro caro e bravo Sid ha fatto questi due modelli, che la trebbia è praticamente la stessa, però cambia, diciamo, il modello. Questo qui, che vedete che c'ha questa griglia dietro sul terminale di scarico, è l'ultimo modello, che è quello stato prodotto dal 2014 in poi, e invece questo qui è, diciamo, praticamente il primo modello, quello è stato prodotto dal 2007 al 2012, quindi diciamo hanno solo questa qui ha subito praticamente una rivisitazione un po' estetica, però per il resto globalmente è identica a questa. Poi abbiamo la nostra cara barra C490 con il suo bel carrellino abbinato. E basta. Barre da mais purtroppo non ce ne sono, anche se avrei, diciamo, voluto una barra, magari vedere una barra a 6 fili da accoppiare. Comunque sicuramente so che ne avrete già o ne troverete in giro. La mod mi è piaciuta, come ben sapete che i lavori di Sid mi piacciono molto. Ha un buon occhio, è bravo, fa delle particolarità del modo che non si mette quasi a far nessuno, quindi questa è anche una di quelle. È il primo modello che vedo nel 15. È una bella trebbia, è bella, è piccola, è compatta, sa il fatto suo, è una buona manforte su mappe piccole, medio piccole, quindi andate tranquilli che andate veramente veramente dappertutto. E basta, lavoro appunto, abbiamo il dirt qua, già inizia a zozzarsi. Dopo, alla fine, se mi ricordo, andrò a fare un tuffo nel fango, così vedremo il dirt completo. E niente, ha aggiunto l'IC, che è molto molto semplice, c'ha solamente l'apertura della porta qui, e in più c'ha la tendina parasole in quest'altro modello più nuovo. E basta, come animazioni c'ha appunto tutti gli scuoti paglia posteriori, le pulegge, le cinghie qui all'interno, sono tutte animate. Adesso non so se riuscirò a farvele vedere nel video, ma comunque qua dentro c'è tutto animato.
peccato che non si possano aprire i carter, vedremo se farà qualche altra nuova versione, e ok. Comunque, vabbè, prestazioni a Trebbia sono buone, sono piccole, hanno 200 cavalli, qua di tank hanno 6000 e qualcosa di portata, quindi diciamo, è la categoria anche di Trebbie più piccole che produce la class, quindi non aspettatevi grosse prestazioni, comunque veramente... Veramente una buona Trebbia. Allora, andiamo a vedere, la troviamo sempre nella categoria delle raccoglitrici, eccola qua. Abbiamo la Tucano 320, che è quella più nuova, appunto, che ha 220 cavalli, dal prezzo di 2000 e se magari di 215.000 euro. Abbiamo la più piccola da 175.000 euro, da 180 cavalli. Vedete, capacità del tank 6.500. Sezione lame troviamo la nostra cara C490, radiazione 4,90 m, tipi di prodotto culture sempre le solite, e lame rimorchio, appunto, abbiamo il nostro cutter trailer apposta class. Ok, allora, altra cosa volevo farvi vedere, volevo fare un piccolo appunto prima di iniziare a trebbiare un pochino. Come animazione all'interno vi faccio vedere questa, che diciamo è praticamente identica all'altra, non ha nessuna variazione. Abbiamo l'idrostatica, abbiamo il tachimetro che è animato sia a lancetta di giri che della velocità, appunto i numeri che vanno su e giù sotto la lancetta è praticamente la velocità fatta a numero. Ok, l'animazione all'interno non c'è altro purtroppo. Abbiamo la solita seat suspension. L'appunto che vi volevo fare è di stare all'occhio quando agganciate gli mortacci. Sapevo che non l'avevo sganciato, scusate un secondo. Ecco, appunto, ricordatevi di sganciare il carrello, la barra del carrello, prima di agganciarla, se non volete far malanni come stavo per fare io. Eccoci qua. Dicevo, all'occhio quando agganciate e sganciate, perché tende a scivolar giù, quindi dovete essere un po' clinici quando... Ma porcaccia la miseria, scusate, ho preso il tasto. Dovete essere abbastanza clinici quando la abbassate, perché vedete che tende a scivolar giù, quindi dovete proprio posizionarvi giusti giusti, sennò fate un patatrack, come si suol dire. Io comunque la tolgo perché appunto devo trebbiarci. Ok, qua appunto animazioni dell'aspo sono solite, tutte le stesse. Andiamo a vedere un attimo qui su quest'altra. Beh, appunto tasto X per bloccare e sbloccare la barra. L'IC abbiamo come aggiuntivo quello della tendina parasole. Lateralmente abbiamo la porta che ci fa aprire anche la scaletta per salire e scendere. Altra differenza interna, il display di questa qui è un po' più grande, vedete che diciamo più pollici di dimensione. Basta, per il resto non ha altro di differente. Qua abbiamo il classico nostro blow per vedere il tank dietro, e ok, per il resto diciamo è praticamente uguale, se non per le piccole modifiche che vi ho fatto vedere. Gancio traino per il carrello, con presente in questo modello anche nell'altro, e quindi ok, andiamo un po' a trebbiare. Perfetto, ho fatto anche un buon lavoro di sound, mi è veramente ben piaciuto, le texture della barra anche, quelle del dirt dico. Ok, accendiamo tutto. Perfetto. Sì, come appunto Trebbia è molto piccolina e piccola, quindi non aspettatevi chissà cosa, comunque fa il suo dovere. Come guida eccetera fa sempre dei buoni lavori, ha fatto un buon settings, quindi non c'è da lamentarsi. Qui le animazioni, beh, ve le farò vedere dopo, perché sennò qua c'è tutto un polverone, comunque vediamo anche un po' da fuori. Qua all'interno del tank non c'è nulla di eccezionale.
Comunque è veramente bella, una bella trebbia, un bel modello che non avevo neanche mai sinceramente visto nel 15. Ha fatto un bel lavoro, mi è piaciuta, ottima. L'unica, sì, una pecca, che non è neanche una pecca, è un appunto che voglio fare, è di stare un po' all'occhio quando magari fate manovre, come in questo caso nei campi, diciamo un po' in pendenza, se dovete magari fare manovre su posti proprio pendenti, spegnete la trebbia, nel senso spegnete tutto l'apparato trebbiante, fate la manovra, perché fa un po' di fatica a fare le manovre in su, come ben vedete. Beh, vedete, sentirete che fa un po' di fatica. Ok. Basta, perfetto, nell'F1 controlliamo un attimo. Vi faccio vedere anche l'andana della paglia, così visto già che ci sono. Qua. Fatto appunto dei buoni particle d'uscita, sia della paglia che delle pagliuzze e tutto quanto. Avete animazioni che poi lo vediamo quando andiamo a scaricare meglio. Ok, qua ormai arriviamo giù che poi andiamo a scaricare. Qua sono tornato nella mia cara amata Belgique Profonde, veramente veramente una signora mappa. Ok, apriamo già il canozzo qua. Ok, ci andiamo su. Perfetto, faccio vedere un po' le pulegge qua, se riesco a farvele vedere. Qua appunto ci sono le scotti paglia e tutto quanto, è tutto animato, vedete, mannaggia che non ho la mano all'inizio, la drive control che l'ha acceso. Comunque vedete che è tutto animato. Ok, faccio della fanaleria di notte, come sempre per completezza. Ok, iniziamo a diventare tenebra. Ok, allora, questi sono i fari normali, vedete anche nella colonnina dello sterzo che c'è l'accensione della spia, qua vedete tutto il computer acceso, anche i LED dei tasti. Fari anteriori di lavoro, fari posteriori con appunto la corrispondente spia nella colonna dello sterzo, e questa è la sua illuminazione. Eccolo qua. Fa veramente veramente un gran fascio di luce. Ottimo. Frecce tutto quanto a posto, niente di eccezionale, eccole qua. Abbiamo anche gli indicatori sempre nella colonnina dello sterzo. E basta, lampeggiante, eccoli qui, sono normalissimi, con anche sempre la solita spia. Ok, basta, quindi richiudiamo. Non c'è nessun faro laterale, che io almeno non mi sembra di aver visto nulla, vediamo. No, non c'è niente. Ok, facciamo diventare giorno. Ed è veramente, queste luci qua di notte fa un bel effetto, guardate anche sull'aspo, fantastico. Ok, guardate un secondo, facciamo tornare giorno, che se no io qua mi perdo. Allora 5-6, perfetto. Boh, andiamo di qua che vi saluto. Questa, vabbè, è l'animazione dell'apertura, c'è appunto la manovella che si apre quando si è sopra la pedana. Eccolo qui.
soltanto di apertura e chiusura della scaletta. Perfetto, mettiamolo qui. Ok, altra cosa, beh, è stato fatto diciamo lo script anche degli pneumatici che appunto si schiacciano col peso. In realtà sono sempre schiacciati perché appunto è presente anche nei rimorchi, anche in questo Yoskin qui di Black Sheep, come ben vedete, che dovevo anche presentarvelo ma non ho fatto a tempo. Comunque, se vi serve un rimorchio, tiratevi giù questo qui perché sono veramente veramente ottimi. C'è il 2 assi e il 3 assi con tanto sovrasponde da silo e vasca diciamo da cantiere, da terra, che è veramente ottimo. E niente, sì, appunto c'è questa cosa qui che è un bello script, però non deve essere troppo esagerato perché sennò è un po' fastidioso. Comunque qui in questa trebbia qui diciamo è stato ben fatto. Basta ragazzi, a questo punto io vi lascio, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, non dovrei aver dimenticato nulla. Se ho dimenticato qualcosa fatemi sapere. Ah, ecco cosa avevo dimenticato, andare a fare il bagno nel fango, quindi andiamo immediatamente, così vedete anche come si zozza. Mi sembra di essere un maiale che si rotola nella pozza del fango. Ok, siamo 2-3 avanti e indietro, tanto si sporca subito. Perfetto. Questa comoda qui del fango è bella, però secondo me è un po' troppo esagerato. Cioè non è possibile che io vado dentro una buca e ne esco completamente disastrato di sporco. Cioè dovremmo un po' diciamo diminuire l'effetto, magari farlo che ci passi 10-15 volte, no? 2-3. Eccolo qua, questo è il nostro caro Dirt, guardate che ben fatto, anche come ho detto sulla Deus l'altra volta, veramente veramente fa dei bei dirt, mi piacciono veramente tanto. E ecco qua, vediamo anche il retro. Bene, perfetto ragazzi, a questo punto veramente termino, vi lascio, vi saluto, vi lascio ovviamente il link in descrizione e ci vediamo prestissimo nei prossimi video. Ciao ciao.